parlando delle precipitazioni, in particolare non andrò a ripercorrere quei temi che alcuni di voi hanno già visto nel corso di meteorologia o di fisica dell'atmosfera, come si chiamano, non lo so. Ma vi ripercorrerò comunque alcuni elementi, in particolare elementi statistici che sono poi necessari a quello che faremo noi. Noi infatti siamo interessati a quello che delle precipitazioni arriva a terra. La prima domanda che ci facciamo è: perché piove? Beh, la pioggia cade, la foglia trema è la prima poesia di Rabindranath Tagore, che narra così la leggenda, scrisse quando aveva 5 anni, si chiama Brishti Por Patanore. Allora la risposta è: perché piove, è necessario che l'aria umida che contiene umidità si raffreddi e avvenga la condensazione dell'energia. E dice: va bene, ma qual è il problema? Ovvio che sia così, tutti noi abbiamo delle conoscenze elementari di termodinamica, in cui ci hanno spiegato come avvengono le transizioni di fase e così via. Beh, il problema qua è capire qual è la ragione per cui l'aria si raffredda, perché per esempio si spegne il sole durante la notte, e questo è un meccanismo che potrebbe essere interessante. L'altro meccanismo è che un certo volume di aria si innalzi lungo l'atmosfera, si innalzi per esempio essendo circondato da un'altra atmosfera che varia la sua temperatura con la quota. Infatti tutti voi sapete che normalmente, per effetto dell'espansione adiabatica dei gas, la temperatura decresce con la quota, almeno in uno stato in cui l'atmosfera è in uno stato neutro, e l'abbassamento adiabatico secco è calcolato con 9,8 gradi ogni 1000 metri. Quindi noi qui ci troviamo sui 400 metri, se supponiamo che qui fuori ci siano 7 gradi, da questo punto di vista ci aspetteremo che sulle biote, che sono a 1500 metri, circa 1000 metri sopra di noi, ci siano 10 gradi di meno. In realtà non è così. Come certamente vi hanno spiegato i miei colleghi che si occupano di fisica dell'atmosfera, non è così, perché mentre il volume di acqua di aria si innalza, l'acqua che è inizialmente in forma di vapore all'interno del volume si condensa, condensandosi libera calore nella trasformazione dal stato gassoso allo stato liquido. Questo calore fa sì che in realtà il gradiente adiabatico umido non sia 9,8 gradi ogni 1000 metri, ma sia qualcosa di meno, 5-6 gradi. Quindi se dovessimo fare oggi una stima di che temperatura c'è le biote, supponendo che fuori ci siano 10 gradi, le biote ci saranno 4 gradi. E poi andate a controllare e vedete se la mia stima è sbagliata o è corretta. Ovviamente nel processo di innalzamento, la velocità del processo di innalzamento è anche responsabile dell'intensità della precipitazione, perché più velocemente l'aria si innalza, più velocemente si condensa, più velocemente si formano delle gocce di pioggia che poi cadono. Se la temperatura è particolarmente bassa, ma questo succede piuttosto spesso, non c'è una trasformazione solo da vapore a liquido, ma addirittura una trasformazione da vapore a solido, quindi si formano dei piccoli ghiaccioli di molecole d'acqua che poi nel processo di ridiscesa normalmente si rifondono, e quindi cade la pioggia. Se non si rifondono, perché il movimento è veloce, cade grandine oppure neve.
se l'aria sale in alcune parti, in altre parti in corrispondenza deve discendere per l'equazione di continuità. Laddove l'aria discende, no, il processo che avviene è quello esattamente contrario, e quindi di solito dove l'aria discende non piove. E in generale sulla Terra il processo di invertimento e di abbassamento, di sinking delle masse d'aria è regolato da che cosa? È regolato dalla radiazione solare che riscalda la superficie della Terra. La radiazione solare è trasparente, l'atmosfera è trasparente, la radiazione solare ad onde corte, infatti noi vediamo il Sole, vediamo e c'è un po' di scattering che dà il colore al Sole, all'atmosfera, ma fondamentalmente l'atmosfera è trasparente. Invece non è trasparente la radiazione ad onda lunga che vengono riemesse dalla superficie della Terra. Se io la riscaldo con una lampada, dopo un po' lei comincia a sudare, quello è un modo per compensare il flusso di radiazione, però irraggia anche indietro energia in funzione della temperatura che man mano viene ad assumere. La Terra però è sferica e questa situazione che dei moti a larga scala potrebbe essere portata come un esempio del fatto che la Terra è effettivamente sferica e che quelli che sostengono che la Terra è piatta non hanno ragione. Quindi quello che succede quando una particella si innalza con una certa velocità subisce, se non siamo all'equatore, una forza apparente, perché non solo la Terra è sferica ma anche gira su se stessa. Questa forza apparente si chiama forza di Coriolis. Quindi quello che succede è che queste masse di aria si innalzano nell'emisfero nord, si spostano verso destra, non vedete anche, e danno origine a quelli che chiamiamo cicloni, per esempio alle medie latitudini. Ma nella sostanza lo schema che a me interessa è questo che voi vedete qui, cioè dove si innalza l'aria per effetto dei moti e del riscaldamento differenziato sulla superficie della Terra. Si innalza all'equatore e poi ridiscende attorno ai 30 gradi circa, e poi si innalza attorno ai 60 gradi nord e sud, con alcune differenze poi locali che sono dovute anche al posizionamento delle terre emerse, che si riscaldano in modo differente dagli oceani. Quindi quando tutto questo succede, che cosa abbiamo? Sappiamo che dove l'aria si innalza si formano delle nubi, perché le nubi sono degli oggetti che contengono che cosa? Aria, acqua allo stato liquido in forma di piccole gocce oppure in forma di piccolo di ghiaccio. Dove discende viceversa c'è la diffusione di questa la trasformazione inversa verso l'evaporazione delle particelle, e quindi qui infatti queste zone sono delle zone dove si trovano dei grandi deserti della superficie della Terra. Le altre zone sono le zone più rosse. Quindi questo primo meccanismo a scala globale è un primo meccanismo di formazione delle nubi. Grandi nubi si formano dove? Sull'equatore, più o meno al 60° parallelo nord e sud. Quelle formazioni di nubi poi vengono spostate a seconda della composizione delle nubi e della quantità d'acqua che contengono, possono generare piogge che poi cadono sulla nostra testa. In generale, la situazione generale della circolazione fa sì che sulle varie superfici della Terra, in funzione anche appunto della distribuzione delle terre emerse, si formano dei punti di bassa pressione e dei punti di alta pressione. I punti di bassa pressione tipicamente sono quelli dove l'aria sale, mentre i punti di alta pressione sono quelli dove l'aria discende. E il moto, cioè tra due punti abbiamo una differenza di pressione. Se per esempio tra me e lei c'è una differenza di pressione, lei ha maggiore pressione della mia, il fluido che viene verso di me
cioè il fluido viene da lei verso me. Una differenza di pressione significa banalmente un'applicazione di una forza. Naturalmente, però, per effetto della forza di Coriolis, lei spara il suo fluido nei miei confronti, invece la forza di Coriolis devia il flusso. E dove lo devia? No. Lo devia in modo tale che addirittura nell'alta atmosfera, nella stratosfera, il flusso è parallelo alle linee isobare e non ortogonale alle linee isobare come dovrebbe essere. Questo tipo di moto crea all'interno delle masse d'aria delle discontinuità, perché voi pensate, tornando indietro, che si vede anche qua, però la massa d'aria, per esempio, che si incrociano in questo punto e anche in altri punti quando poi si innescano dei moti laterali, provengono da zone diverse, quindi hanno diversi carichi di umidità e solitamente anche diversa temperatura. Solitamente diversa temperatura perché lo scambio di temperatura tra le masse d'aria è molto lento, si devono mescolare bene perché la temperatura si uniforma. Tant'è che prima, anche nel parlare di queste cose, io ho detto una piccola massa d'aria che si innalza, ma all'interno di un'atmosfera che comincia a avere le sue caratteristiche che sono diverse dalla massa d'aria che si innalza. Cioè, una massa d'aria che si innalza, che ha certe caratteristiche termodinamiche, mantiene il suo stato, diciamo, termodinamico differente dall'atmosfera che lo circonda per un tempo sufficientemente lungo da permettere una trattazione di questi moti proprio considerando volumi di questo tipo. Quando queste masse d'aria con temperature e gradi di umidità differenti si vengono a contatto, cosa succede? Ci saranno delle masse d'aria che per effetto della presenza di umidità o per effetto della temperatura sono più leggere di altre. E le masse di aria fredda e secca, per esempio, sono più leggere delle masse di aria umida. Adesso no, le masse di aria umida sono, per esempio, più leggere delle masse di aria fredda e scivolano sopra le masse di aria fredda. Questo è un movimento quindi di innalzamento che si viene a generare a livello globale. Questo tipo di innalzamento a livello globale genera quei meccanismi di precipitazione che si chiamano frontizi. Il nome deriva dal fatto che nel tempo, intorno al 1910-1911, quando si formulò, si formularono queste prime teorie riguardanti la formazione delle precipitazioni, si era sulla soglia di un tipo di guerra in particolare in cui i grandi eserciti si fronteggiavano e la metafora degli eserciti in qualche modo scivolò all'interno della meteorologia. Dunque una prima caratteristica di formazione delle precipitazioni è la formazione di piogge frontizie. Queste piogge frontizie sono generate dai movimenti su larga scala a livello planetario, se vogliamo così, alla mesoscala. Le nubi che si formano hanno dimensioni molto grandi, per esempio alcune migliaia di chilometri, sono sistemi di nuvole grandi alcune migliaia di chilometri. E un altro modo per cui le masse d'aria si innalzano è quando incontrano una topografia. Qui vediamo un po' di esempi. Abbiamo un vento che spinge lungo un versante, perché per esempio questo versante viene riscaldato, si forma una brezza che fa salire l'aria sale, quindi sopra la sommità della catena montuosa del monte si forma una nuvola per innalzamento, e noi ne vediamo spesso qui anche di tipo stazionario, nel senso che le nuvole
sembrano rimanere sempre qui. L'aria in realtà si muove, ma mentre sale si, il vapore si condensa, mentre discende si rievapora. Qui ci sono varie situazioni, vediamo qui per esempio il vento, ci sono venti di valle, anche questi che studiate la meteorologia, questi venti di valle portano alla formazione di nubi verso la fine, la parte terminale della valle. Questo caso è un esempio di convergenza di nuovo dei venti. Questo rappresenta un caso un po' particolare in cui si rappresentano anche differenze nella risposta radiativa di una montagna. Qui c'è della neve. La neve riflette la radiazione. Riflettendo la radiazione mantiene la temperatura bassa, che viene comunque mantenuta bassa anche per un altro effetto, cioè se la temperatura, se la neve si trovasse in uno stato di maturazione, allora si fonderebbe, ma la fusione della neve avviene a temperatura costante a 0 gradi, quindi per quanto la radiazione incide, qui rimane a 0 gradi, quindi non si ha un fenomeno di innalzamento di valle che si genera in questa condizione, si ha qui invece si hanno le correnti ascensionali invece in queste parti dove c'è la vegetazione che è scura, si riscalda e si genera un moto convettivo ascensionale. Lo stesso si vede qui sulla sommità dove per esempio c'è una roccia scura, probabilmente potrebbe essere di origine vulcanica, per esempio, che si riscalda molto di più delle rocce circostanti e quindi si genera di nuovo un moto ascensionale che genera una nuvola. Quindi casi di tutto, c'è una grande varietà di casi nell'interazione fra l'orografia e i venti che si vengono a formare per effetto della radiazione sulla topografia e quindi la formazione di nubi. Quindi il primo meccanismo è il meccanismo frontizio, scala globale, il secondo meccanismo è il meccanismo orografico, che ha scale diverse perché si possono avere formazioni di nubi e quindi poi di precipitazioni su un singolo monte, ma normalmente noi sappiamo che ci sono catene orografiche anche molto grandi, quindi in prossimità il fenomeno orografico, che naturalmente se le catene sono molto grandi interagisce con i fenomeni frontizi, tra l'altro, genera nubi che hanno sistemi nuvolosi che possono avere dimensioni differenziate, da piccole scale di poche decine di chilometri quadrati a grandissime scale anche dell'ordine di milioni di migliaia di chilometri quadrati, come per esempio i monsoni. Il terzo motivo per cui l'aria si innalza è semplicemente il riscaldamento. Già ve l'ho menzionato nell'effetto orografico, no? E già ve l'ho menzionato all'inizio quando vi ho detto che tutto questo avviene a scala globale, ma anche a scala locale cosa succede? Per esempio d'estate, non a caso, il suolo si riscalda molto. Il suolo si riscalda molto significa che la temperatura del suolo è molto più elevata della temperatura dell'aria. In particolare è tanto più elevata, funziona tanto più elevata che rompe la stabilità dell'atmosfera. Vedete qui segnate l'andamento della temperatura con la quota e qui sono rappresentate queste linee, queste rette inclinate. Queste rette inclinate rappresentano le curve di raffreddamento adiabatico. Quando il sistema si sposta da queste curve, per esempio la temperatura qui segnata con il tratteggio indica il riscaldamento del terreno, si viene a formare una situazione di aria che si chiama instabile.
significa che le masse d'aria che stanno più in basso sono più leggere, tendono a sollevarsi rispetto alle masse d'aria, ma non solo questo, quando si sollevano, trovandosi circondate da masse d'aria che sono, che hanno una densità maggiore, continuano in questo modo ascensionale. Viceversa, potremmo avere il fenomeno contrario, ed è quello che vi ho raccontato prima quando parlavo della neve, ma può succedere anche durante la notte. Durante la notte la Terra si raffredda più rapidamente dell'atmosfera e la temperatura al suolo va nella direzione opposta. Quello che si forma è che succede che quindi i volumi d'acqua al suolo, se per qualche motivo fossero spinti in alto, avrebbero una densità maggiore dei volumi d'aria che stanno sopra e ricadrebbero al suolo. In questo caso si parla di atmosfera stabile. Però qui stiamo parlando di atmosfera instabile, cioè grande riscaldamento della superficie, i volumi di aria prossimi alla superficie tendono ad innalzarsi e quando superano un certo livello, che è il livello di condensazione, si cominciano a formare le nubi. In particolare queste sono nubi di carattere convettivo, appunto, che si dice, perché questa si chiama convezione atmosferica. Se il riscaldamento continua, la nube si ingrossa sempre di più, in questo caso si viene a formare prima un cumulo, poi un cumulo congesto e poi uno strato cumulo, con questa tipica forma a martello, poi alle quote superiori, dove per effetto sempre delle dinamiche atmosferiche si vengono a generare delle condizioni di stabilità, quindi i volumi di aria non salgono più e praticamente i cumuli rimangono confinati tra questi due livelli. L'accrescimento qui può essere molto rapido, le dimensioni tipiche orizzontali di questa di questo tipo di nubi è di 10 km, quindi 100 km quadrati, e abbiamo dei fenomeni anche qui, quindi, di precipitazione. Tipicamente nei fenomeni di tipo frontizio noi abbiamo masse d'aria che salgono sopra, che salgono però in maniera molto lenta verso l'alto, e quindi conseguentemente anche l'eventuale formarsi di precipitazioni è lento e la quantità di acqua che cade in genere è minore di quella che può succedere quando si formano queste nubi di carattere convettivo, in cui i venti possono essere piuttosto impetuosi. Questo è un tipico esempio di un bel strato cumulo. Tra l'altro qui, se guardate bene, c'è un cumulo principale che si distingue al centro, poi se osservate qui a lato ci sono dei piccoli cumuli ancillari per il momento attorno al cumulo medesimo. Dopo vediamo in pianta anche questa situazione. In realtà quando si forma un temporale estivo non c'è semplicemente un cumulo che si genera, ma man mano il cumulo principale si genera, esaurisce la sua potenza rilasciando la precipitazione, mentre al contempo, almeno per un certo, finché persistono certe condizioni al suolo e nell'atmosfera, si ingrandiscono i cumuli che prima erano ancillari, che prendono il posto del cumulo più grande e poi hanno una loro vita propria e poi si esauriscono. Queste foto sono tratte da un sito che si chiama il sito degli osservatori delle nuvole, che è uno dei siti più cliccati al mondo. E questa per esempio è la rappresentazione dell'acqua che poi cade. Da un certo altro punto di vista potremmo distinguere le precipitazioni che cadono dai tipi di nube che in qualche modo le generano.
un tipo di precipitazione che per esempio è formato dagli strati. Uno strato cumulo. Gli strati sono delle nuvole molto estese di questo tipo che vedete qui rappresentato, e vedete chiaramente per esempio che in questa parte si sta generando la precipitazione. Evidentemente all'interno degli strati sono generalmente delle masse di nuvole che sono relativamente molto estese e che hanno un'estensione verticale relativamente limitata, dell'ordine di un paio di migliaia di metri. Appunto il tipo opposto di nuovo è lo strato cumulo, e l'evento si chiama un evento di natura convettiva. In realtà all'interno degli strati possono avvenire degli eventi di natura convettiva, dipende poi dalla dinamica dell'atmosfera in quel momento. E di nuovo qui vedete il cumulo con il martello e i cumuletti oscillari che si vanno formando intorno. Questa è un'immagine è un'immagine relativamente antica di una nuvola stratiforme. Che cosa succede? La nuvola stratiforme ha qui lo spessore di alcuni chilometri, 3-4 chilometri. È formata da vapore, l'altezza di 0 gradi si raggiungono più o meno a metà della nuvola, c'è una leggera deposizione anche dagli strati superiori di queste particelle che sono ghiacciate, si aggregano man mano che la deposizione di queste particelle avviene, e c'è una fascia in cui avviene poi, dopo l'aggregazione, la fusione delle particelle. La pioggia è relativamente poco intensa ed estesa. Cosa succede invece dentro una nuvola, un cumulo? L'altezza del cumulo, intanto vedete, l'altezza del cumulo è dell'ordine, può essere dell'ordine di 8-10 km, cioè su tutta la verticale dell'atmosfera. L'estensione spaziale del cumulo è dell'ordine di 10 km, che dice 5 km addirittura, 25 km, da 25 a 100 km quadrati, che non è tanto se ci pensate. Allora, qui ci sono venti convettivi che si vengono a generare, che trasportano verso l'alto le particelle, queste hanno un sacco di energie cinetiche, e la nuvola si estende nel giro di qualche ora su tutto lo spessore dell'atmosfera. A questo punto raggiunge il massimo dell'altezza raggiungibile e comincia la deposizione e l'aggregazione delle gocce. Quando queste cominciano ad avere dimensioni opportune per cadere, cade velocemente e quindi si ha l'esaurimento del cumulo. Questo da un punto di vista generico. In realtà noi siamo abituati a vedere quelli che si chiamano cicloni extratropicali. Per esempio questo è rappresenta appunto un fronte di perturbazione di quelli che abbiamo visto in questi giorni molto spesso. I fronti di perturbazione li vedete segnati qui, non entro nei dettagli, ma vedete che si possono distinguere due linee che sono queste che compaiono. Ciascuna delle linee ha dei simboli, in particolare una dei simboli triangolari che rappresenta il fronte freddo. Quello con i simboli tondi invece è un fronte caldo, di aria umida. Cosa succede quando queste due masse, una massa di aria fredda e una massa di aria calda, si incontrano in prossimità? Nella linea di incontro c'è dapprima una discontinuità, poi l'aria fredda comincia ad insinuarsi in questo moto circolare che ha l'aria per via della forza di Coriolì, comincia ad insinuarsi di sotto dell'aria
calda e umida, la innalza e si formano varie nubi. Questo movimento naturalmente non è un semplice innalzamento, ma ci sono delle bande di celle convettive praticamente che si vedono qua all'interno del fronte. Questo fronte potrebbe essere lungo 2000-3000 km. All'interno ci sono vari stadi. All'inizio il fronte freddo si trovava da questa parte qua, poi si muove più velocemente il fronte caldo e lo chiude. Questo è un fronte parzialmente occluso per chi fa meteorologia, un minimo di meteorologia. Sono tutte cose che mi sono note, anche meglio. E comunque questa, se voi vedete, guardate le previsioni del tempo, adesso non so, le fanno molto iconiche le previsioni del tempo, qualche volta mostrano l'immagine da satellite e voi distinguete questo tipo di forme. Un altro tipo, poi ci sarebbe da parlare dei monsoni, dei cicloni tropicali, di mille altre cose. Questo è quello che potrebbe chiamarsi un tifone, oppure un nubifragio, se vogliamo parlare in termini italiani. Cosa succede? Voi avete visto prima che nella fotografia che abbiamo mostrato qua, che ci sono queste nubi ancillari che stanno intorno al cumulo congetto, quando in realtà il moto convettivo ascensionale è molto, molto veloce. Quello che succede è che tutte queste nubi si fondono una nell'altra e formano una supercella, si chiama, una specie di supercella in cui non c'è tempo nel formarsi, cioè non è che si formi solo un cumulo congesto e poi viene giù la precipitazione, poi se ne forma un'altra e viene giù la precipitazione, poi un'altra ancora e viene giù la precipitazione, ma questi, il treno, diciamo, della formazione di queste nubi e del rilascio di acqua è continuo, si fondono tutte insieme e rilasciano l'acqua con grande intensità. Qui vedete, ci sono intensità di 100 mm all'ora, che sono veramente alte, 50 mm all'ora, velocità dei venti che sono dell'ordine di centinaia di chilometri all'ora. Adesso deve essere scritto qua da qualche parte, ma in questo momento non lo vedo. Questa è un'immagine storica del 73, quindi più di 40-45 anni, e adesso si vedono delle immagini molto più belle, tra l'altro un libro di Holmes, che però è. Ed ecco qui, anche perché non vedevo le velocità, perché in realtà sono rappresentate in questo altro grafico, che è sempre rappresenta un nubifragio dello stesso tipo. In Italia non abbiamo esattamente questa forma di nubifragio, però con l'estremizzarsi di alcune precipitazioni durante l'estate, alcuni delle piogge più intense hanno questo tipo di caratteristiche. Dunque, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che ci sono tre meccanismi per l'innalzamento della precipitazione. Uno è il meccanismo orografico, uno è il meccanismo frontizio, un altro è il meccanismo convettivo. Questi danno origine a vari tipi di nubi che poi portano alle precipitazioni. Cloud Observation Society, mi fa chiamare la società di quelli che guardano e fotografano le nubi. E nella varie categorie delle nubi ce ne sono solo alcune che portano pioggia. E tra tutte le categorie possiamo distinguere dal punto di vista funzionale due particolari estremi: uno sono le nubi convettive, appunto i cumuli, l'altro sono gli strati, le nubi stratiformi. Da entrambi, specialmente nelle loro forme estreme, cioè gli stratocumuli e i cumulonimbi, si generano precipitazioni.
se noi abbiamo detto che noi, a noi interessa la precipitazione sulla, sulla superficie della Terra, in generale dipenderà da dove ci troviamo sulla superficie della Terra, quindi da latitudine e longitudine. Latitudine perché l'irraggiamento sulle varie parti della superficie è differenziato a seconda della latitudine, ma anche perché poi si innescano di conseguenza quei moti atmosferici che abbiamo visto in una delle slide iniziali e che quindi portano a questa strutturazione dell'atmosfera in strutture dinamiche, sì, ma più o meno stabili. E quindi, per esempio, le precipitazioni frontizie si formano a 60 gradi e all'equatore, mentre troviamo l'altitudine. Perché l'altitudine? Perché, per esempio, quando noi abbiamo sì i fenomeni di tipo orografico, ma come abbiamo visto in quella serie di mappette della formazione delle precipitazioni, le nubi tendono a formarsi prevalentemente sopra le sommità delle montagne, o appena sopra le montagne, o a volte appena sotto, dipende dalle varie situazioni. In generale in montagna piove più frequentemente che in basso. Non è che piova più intensamente, ma più frequentemente. Sono due concetti differenti. Naturalmente anche questa è una descrizione qualitativa che non rende giustizia del fenomeno così generale, perché per esempio prendete la California. In California piove perché le nubi arrivano dall'oceano. Si susseguono all'interno della California, perché tutti l'abbiamo presente, perché tutti i film che vediamo di Hollywood, noi ci fotografano questo tipo di situazioni. E vediamo che, cioè, in California adesso piove relativamente poco, in generale. Però se c'è qualche vegetazione, questa è nella prima parte di montagne, che sono in prossimità dell'oceano. Poi man mano che andiamo all'interno, le montagne diventano sempre più brulle, poi c'è il deserto. Questo perché è ovvio, se ci sono più catene di montagne, l'aria sale, forma le precipitazioni e queste poi esaurisce il carico di precipitazioni. Quindi l'aria man mano che si addentra diventa sempre più secca. Quando c'era la Pangea, questo mitico supercontinente, qualche centinaia di milioni di anni fa, la Pangea era un unico continente e quindi all'interno, proprio per questo tipo di motivi, era probabilmente desertico. L'Australia è così. La posizione, naturalmente, rispetto alle masse oceaniche. Forse vi ho accennato nelle lezioni iniziali che nelle masse continentali, per esempio in particolare da dove ci sono i grandi fiumi, in particolare il Rio delle Amazzoni, il fiume Congo, parte della precipitazione che cade in quelle aree poi risale come evaporazione e va a formare nubi che ricadono di nuovo nello stesso bacino, cioè un precipitation recycling si chiama, che arriva anche al 30% della popolazione, della precipitazione complessiva. È molto minore in altre parti, ma le fonti ovvie di aria umida sono gli oceani. Quindi più vicini siamo agli oceani, più tende a piovere. Per effetto di tutti questi elementi che io vi ho detto, si può osservare qual è la distribuzione media di precipitazione in funzione della latitudine. Questi sono dati che derivano da una serie di misure che ormai sono diffusissime su tutta la superficie della Terra. Non sono propriamente molto affidabili, perché sono legate alla previsione meteorologica. La previsione meteorologica dice dove si formano
dove si formano per esempio le precipitazioni, ma non è in questo momento precisissima sulla quantità di precipitazione. Le previsioni meteorologiche vi dicono tra due ore piove, non vi dicono tra due ore piove 20 mm, tra tre ore piove. Si comincia a dare le probabilità di precipitazione, anzi, piove con il 20% di probabilità. Però, detto questo, la World Meteorological Association ha un sacco di misuratori sparsi sugli oceani e sulle masse continentali, e in più ci sono tutta una serie di osservazioni che derivano dal satellite delle nubi, per esempio, e che consentono di ricostruire quello che è un probabile aspetto delle precipitazioni. E qui abbiamo i risultati. Per esempio, vedete che all'equatore, mediamente, secondo questa ricostruzione meteorologica, abbiamo 7 mm di precipitazione in media al giorno. Alle medie latitudini, a Trento siamo più o meno qua, abbiamo circa 3 mm di precipitazione media al giorno. Sì, parte da nord, non ho segnato la Nuova Zelanda. Ecco, ed è relativamente simmetrico rispetto a nord e sud. Ad anno ci sono delle variazioni però consistenti in questa situazione, però l'andamento medio è chiaro e corrisponde alla visione che vi è della Terra e della formazione delle precipitazioni che vi avevo mostrato all'inizio. Non c'è nulla di inaspettato, tutto funziona così. L'importante sarebbe capire come si fanno queste precipitazioni. Qui un disegno abbastanza storico degli stessi concetti. Va detto che adesso questo è il concetto principale, cioè in questo momento le precipitazioni vengono misurate, sono misurate su tutta la faccia della Terra. Non dico questo momento come pretesto così descrittivo, proprio in questo momento ci sono misurazioni e previsioni che ti diranno un'immagine di questo tipo sulle precipitazioni di tutta la Terra, e quindi questa immagine qua, se vogliamo, in qualche modo obsoleta. Un'altra caratteristica delle precipitazioni a Terra è che sono molto eterogenee, si dice. Forse una cosa che dico spesso è quando si dice distribuzione a pioggia, per esempio di solito questo si indica su soldi, risorse, cose di questo tipo, si dice una cosa inesatta, nel senso che se si intende una distribuzione a pioggia nel senso della irrigazione a pioggia che viene fatta in modo uniforme, allora sì. Ma la distribuzione delle precipitazioni sulla superficie della Terra sono molto irregolari. Presentano quelle regolarità statistiche che vedevamo prima con la latitudine, però punto per punto, istante per istante, sono molto irregolari. E questo è quello che si vede qua sugli Stati Uniti. Vedete, qui ci sono delle piogge di tipo frontizio, che tra l'altro qui interagiscono poi con gli Appalachians. E qui abbiamo queste piogge qui sopra San Francisco. Quanto sono grandi, quanto è grande, questa è una ricostruzione satellitare, quanto è risolta questa informazione? Beh, questa informazione che noi vediamo qui è un radar meteorologico da satellite, il pixel, informazione è grande 4 km per 4 km. All'interno dei 512 km. Sì. Se noi guardiamo un singolo pixel con altri strumenti, per esempio un radar meteorologico, qui vedete un radar meteorologico a terra, il radar è al centro, lancia un raggio intorno a sé e vede lo stato delle nubi ad una certa distanza. Si riconosce una struttura interna, cioè prendiamo un pixel di questi, lo guardiamo dentro, si riconosce una struttura interna che di nuovo è molto eterogenea, cioè ci sono dei punti con altra precipitazione 30 mm e degli altri punti con minore precipitazione. I pixel qua sono di 4 km, se prendiamo un pixel di 4 km, che è questo,
e di nuovo con uno strumento di analisi più localizzato andiamo a vedere che cos'è, risolviamo di nuovo una variabilità interna ancora ulteriore, cioè le varie scale in cui osserviamo sempre si osserva una variabilità spaziale della precipitazione. La precipitazione varia da punto a punto, istante per istante. Non riesco ad interpolarla con una punta continua in genere. Devo usare delle particolari tecniche statistiche che chiamiamo, per esempio, fridging, che poi vedremo insieme, per interpolare i dati. I dati li possiamo portare in modo statistico. Sì, riconosciamo la grande scala delle variabilità, ma c'è variabilità a tutte le scale spaziali. E che sia variabilità su tutte le scale spaziali significa anche che c'è variabilità su tutte le scale temporali. Questo grafico, questo è sempre un grafico di un radar, lo distinguete per la forma circolare, distinguete anche che il radar certe volte non ci sono punti in cui non riesce a dare informazioni. Qui probabilmente ci sono delle nuvole di natura convettiva o dei residui di nubi precedenti. Nel tempo, un modo per analizzare la frequenza nel tempo è quello di dire, vediamo, questo segno, facciamo la trasformata di Fourier di quel segnale, anche qui il concetto che vi è un po' oscuro, ma vediamo se possiamo trovare delle regolarità sviluppando questa funzione che noi vediamo in segni e coseni. Poi prendo il quadrato dei coefficienti e costruisco quello che si chiama power spectrum. Io mi aspetterei, per esempio, che se ci sono alcune scale preferenziali nella formazione delle precipitazioni, cioè se per esempio le precipitazioni fossero tutti dei quadrati grandi 10 per 100 km quadrati di 10x10, no? Le nubi fossero solo di 10x10, in questo grafico qui avremo 10 casa 1, eccoli qua, avremo solo un punto qua. Invece vediamo che in questo grafico abbiamo dei valori certo decrescenti dalle scale più grandi alle scale più piccole, da 1000 km a 1 km, e vediamo che c'è segnale su tutte le scale spaziali. Come dire, se io tutto quello che è questo grafico rappresenta una sintesi di tutto quello che vi ho mostrato nelle slide precedenti. Dice, ci sono delle scale preferenziali in cui la precipitazione si aggrega? La risposta è no. Questa è una legge di potenza perché il grafico è bilogaritmico e esistono le perturbazioni, sono sviluppate su tutte le scale, ci sono perturbazioni a scala di 1 km, perturbazioni che poi si aggregano alla scala di 10 km, che poi si aggregano alla scala di 100 km e poi si aggregano ancora alla scala di 1000 km. Quindi le precipitazioni da un punto di vista spaziale sono molto complesse. In parte questa complessità è legata alla complessità della convezione che abbiamo visto prima. Prima vi avevo mostrato che cosa? Vi avevo mostrato, per esempio, un cumulo nembo, esatto, che sarebbe questo cerchio tondo qui, attorniato da cumuli in stato di formazione, che potrebbero essere questi più piccoli. Cosa succede? Qui fotografo l'asse temporale. Guardate solo il primo di questi elementi, cioè il tempo T1. No, io ho un cumulo nero circondato da quattro cumuli più piccoli, un cumulo che si sta formando, un cumulo congesto e un cumulo nembo. La perturbazione nel frattempo si sposta a 50 km all'ora, per esempio, per dare un ordine di grandezza. Questo cumulo qui che era qui, per effetto della
dinamica si ingrossa, diventa più grande, si trasforma da cumulo semplice a un cumulo congesto. All'istante numero 3 diventa esso stesso un cumulo nembo e tra l'altro si è spostato di un po' e comincia, qui magari già in questa fase, ma soprattutto in questa fase, piove con una certa intensità sopra l'area che viene coperta in quel momento. Piovendo, questo cumulo si esaurisce pian piano, mentre un altro cumulo si alimenta. Questa rappresenta un tipico treno di nubi convettive che possono generare precipitazioni di grande intensità. La precipitazione di più grande intensità che io abbia mai visto in vita mia è stata in Texas nel 1994-95. E allora sì, uscivamo, eravamo io con il mio maestro, chiamiamolo così, e dico: Ignazio, quanto dura questa precipitazione? Perché stavamo aspettando per andare a casa e c'era una precipitazione molto intensa, dovevamo andare a prendere la macchina che era a 100 metri, però dovendola prendere ci saremmo bagnati fino al collo. E allora il mio amico Ignazio Rodriguez, che è uno dei più grandi idrologi, certo, questo non significa che io sono un grande idrologo, lui è un grande idrologo, io sono come Pierino che gli stava seduto accanto, e qui ci sarà 20 minuti, perché il tempo tipico in cui si avviene tutta questo sviluppo sono 20 minuti, 10-20 minuti. E io dico va bene, se non che in realtà quello era un treno veramente grande di precipitazioni di questo tipo e le celle si sono susseguite per 2 giorni. Cioè, che vuol dire che ci sono state delle pause, a un certo momento abbiamo dovuto decidere di andare a prendere l'auto e le nostre mogli ancora ci prendono in giro, perché in quei 2 giorni caddero 500 mm di precipitazione, che è metà dell'ammontare di precipitazione che cade a Trento in un anno. Il giorno dopo intervistavano, cioè sondazioni dappertutto, e intervistavano un tipico texano con il suo cappello tutto sul portico così, lo intervista e dice: ah, come va? Ah, va bene. Poi il texano è abbastanza stretto, anche difficile. Dice: ah, va bene, e il fiume che cosa mi dice del fiume? Si vedeva lì che il fiume scorreva lì, ma di solito è 1,5 miglio da qua. quindi quando succedono queste cose, quella di 500 mm di 2 giorni, succedono disastri di cui possiamo.